Ed è per questo che oggi sono qui, davanti alle istituzioni della nostra città, per chiedere che non basta la pietà per i morti, quello che noi vogliamo è anche la dignità per i vivi. Non bastano le lacrime per chi purtroppo non ce la fa. Oggi siamo qua, davanti al Comune, a chiedere che venga data finalmente un'accoglienza degna a tutti quei rifugiati di cui la nostra città è piena, che non sono visibili quotidianamente. È da mesi che oltre 50 rifugiati, alcuni anche arrivati negli ultimi giorni, alcuni di quelli che noi vediamo, i sopravvissuti degli sbarchi degli ultimi giorni in Sicilia, sono già a Padova. E allora quello che noi diciamo alle nostre istituzioni, al Comune, dove credete che finiscono tutte quelle persone che arrivano e sono già qui nella nostra città? E allora siamo venuti a chiederlo, siamo venuti a chiedere una soluzione per questi 50, ma non solo, una soluzione strutturale, non sempre fondata sull'emergenza, ma un'accoglienza degna per loro che sono arrivati e per i prossimi, perché purtroppo le guerre ormai sono strutturali ai nostri anni. E ora è stata la Libia l'anno scorso e ora è la Siria, per cui rifugiati, persone che scappano dalla guerra, le vedremo sempre nella nostra città.